dei 126 cavalieri, che oggi poi sono 123 perché manca una pariglia che purtroppo ha avuto dei problemi domenica, ha avuto un incidente nella via Mazzini, un cavaliere, ricordiamo, Antonio Cuccu, è stato ricoverato in ospedale, ha subito anche un intervento chirurgico, a lui ancora va il nostro saluto, il nostro augurio di pronta guarigione, lo vogliamo nuovamente in forma qui con noi per le prossime sartiglie. Ecco, una pariglia, un bel complesso, un bel colpo d'immagine sulla teleschermo, bei colori uniti tra di loro, cavalli un po' spazientiti evidentemente. Notiamo il fondo della pista che non mi sembra eccezionale in seguito alle piogge che hanno caratterizzato questa 533esima edizione della giostra oristanese. Ed ecco la via Mazzini. È uscito su Componidori. È partito su Componidori. Ricordiamo che su Componidori, non, come ha già detto Luigi, non farà nessuna particolare evoluzione se non quella di affidare le proprie redini ai due cavalieri che lo affiancano. Questo sta succedendo in maniera perfetta. I cavalli sono molto veloci. Su Componidori ha appoggiato le mani sulle spalle dei suoi secondi. Il pubblico applaude perché, anche se non rende merito, l'immagine televisiva vi possiamo garantire che era una pariglia molto veloce, molto ordinata, un bel passaggio del suo componitore. Sì, per loro è sicuramente un sacrificio non potersi esibire. Ricordiamo questo bellissimo tempo. Ecco la pariglia del suo componitore di domenica. Vediamo cosa ci sapranno offrire. Pierluigi Langiu è già in piedi alla destra di Pier Gisecchi, invece per Pietro Serra ci sono delle evidenti difficoltà. Non se l'è sentita di sollevarsi, poteva essere forse un laterale, ma così non è stato, insomma, la pariglia è sfumata. E ora attendiamo la prima pariglia dopo quella dei Capicorsa. Ecco, qui dovrebbero essere Sono, Enrico Fiori, Gabriele Pinna e Giuseppe Pinna, che domenica ci hanno offerto uno straordinario ponte e mi dà l'impressione che viene ripetuto alla grandissima, veramente una pariglia molto molto bella. Cavalli veloci addirittura, Enrico Fiori si permette di sollevare la gamba sinistra sulla sella, veramente una grande pariglia che si è protratta fino oltre la curva di Piazza Mariano. Sì, beh, ragazzi, più di così non credo che si possa fare, dico, cosa fai? Altre figure oltre questa è umanamente impossibile, oltretutto pensarle credo. Ce l'hanno fatta finalmente, se non è stato invertito l'ordine di partenza sono loro, no, sono proprio loro. Salvatore Loi, Mario Manca e Stefano Meloni, un 3-3 effettuato direi bene, i cavalli forse non velocissimi come la precedente pariglia, vi è un po' di effetto fisarmonica probabilmente tra i cavalli che galoppano molto stretti tra di loro. Eccolo qui, Filippo Patrizio, no scusate, Antonello Basso, Filippo Bonsignore e Furio Tocco. Un altro geniale numero. Questa sì, perché naturalmente la fantasia non è riuscito perfettamente, ma figuratevi, cavaliere centrale in piedi e due laterali in verticale. Purtroppo il cavaliere a destra ha avuto dei problemi ed è dovuto rientrare in sella un po' precipitosamente, ma figuratevi la difficoltà di un numero di questo tipo. Anche perché il cavaliere centrale, tutte le redini in mano, può solo aiutare uno dei due compagni a tirarsi su in verticale, l'altro deve fare tutto da solo, guardate la fatica e la difficoltà di questo numero. Ricordo anche che purtroppo le selle sono bagnate, spesso non offrono un appiglio sufficiente e che si può scivolare molto facilmente. Io penso a me che ho difficoltà a farla già magari in camera da letto, tranquillo, la verticale, posso immaginare che diventa difficile pensare di farla in groppa a un cavallo che sta andando a 60 km all'ora. Patrizio Ferino, Salvatore De Ias e Ignazio Serra in piedi tutti e tre, qui ci dovrà essere la girata penso del cavaliere centrale effettuata alla stragrande, cavalli molto veloci anche se hanno un po' avuto effetto fisarmonica, qui c'è un momento di difficoltà, cavalli molto esterni a destra verso la curva, però il numero condotto alla stragrande proprio. Mi sembra di poter dire che forse questa è la pariglia più completa che ci è capitato di vedere. Dobbiamo tenere sempre presente il ponte iniziale di Enrico Fiori che aveva una difficoltà notevole, adesso poi non sappiamo esattamente il metro di giudizio che seguirà la giuria quest'anno. Adriano Carboni,
Antonello Fenu e Nicola Piredda. Dall'abbigliamento si direbbe che il numero dovrebbe essere di nuovo quello dello spogliarello, così è, qualche indumento è già volato. È riuscita meglio rispetto a domenica. Sicuramente è meglio, non è proprio perfetto per quello che dovevano essere le aspettative dei cavalieri, però è stato molto veloce questo passaggio. Giampiero Puddu, Antonello Misura e Marco Mure, vediamo cosa ci offrono. I due cavalieri laterali con una longina, appena detto, c'è stata una caduta, perché probabilmente mi pare di capire che a livello tecnico si possa essere rotta una delle... È proprio Giampiero Puddu che è caduto. Quelli che saltano fuori come tappi da questo famoso portico, cavalli molto belli perché precisi, non troppo stretti, la girata è eseguita alla perfezione, cavaliere centrale che saluta addirittura togliendosi la berretta, un bel numero anche se probabilmente si è concluso un po' troppo in fretta, un po' prima del previsto, comunque veramente una pariglia molto veloce. Applauditissima, anche questo, rivediamo nel replay della regia questa pariglia, come diceva Roberto Torrigia, giustamente i cavalli sono sistemati molto bene. Forse se non avesse buttato via la barrita sarebbe riuscito a stare un pochettino più in piedi sul cavallo, ma ci si lascia prendere da queste, quando si corre, si vede che la pariglia va bene, ci si lascia prendere un po' la mano e qualche volta si fanno anche delle cose che probabilmente non si dovrebbero fare per non compromettere poi il tutto. Sì, tre ragazzi giovani, evidentemente entusiasti, si sono resi conto che le cose andavano bene e quindi hanno forse esagerato, ma nulla toglie al merito di questa. Vedete anche il pubblico come ha gradito questa esibizione, cavalli veramente veloci. Ecco, Filippo Vidili, Andrea Sanna e Mauro Secci. Vediamo qui un'altra girata, vedete i cavalieri laterali che hanno in mano due redini supplementari per il cavallo del compagno centrale, e anche questa direi una bella esibizione. C'è da dire però che molte delle pariglie hanno termine molto prima della curva di Piazza Mariano. Fabrizio Manca, Ignazio Lombardi e Corrado Massita, velocissimi laterali a sollevarsi sui propri cavalli, che sono molto veloci, appaiono discretamente ordinati. Il destro, come domenica, ha un'azione più potente degli altri due, quindi è leggermente avanti con la testa, però mi sembra di poter dire che anche questa è una bella pariglia, veloce e di sicuro effetto, il pubblico applaude. I cavalli hanno già fatto, magari non tutti, ma hanno fatto già una cosa per cui sanno, e poi hanno più dimestichezza col pubblico, hanno meno paura del pubblico, questo è, e quindi corrono meno pressati l'uno con l'altro. Adesso aspettiamo sulla pista Roberto Salaris, Franco Ledda e Aldo Cosu. Ricordiamoci che questa è una pariglia sfortunata perché sono stati disturbati parecchio dal pubblico domenica. Hanno sicuramente dei problemi, il cavaliere a sinistra è dovuto rientrare in sella mentre i due compagni sono in piedi. Peccato, perché sì, i due che erano in piedi sono sembrati abbastanza stabili. La velocità era notevole, ricordiamoci la velocità del cavallo di Roberto Salaris quando ha conquistato la stella stasera su questa pista. Sgarzolo, un cavallo velocissimo, ma anche gli altri due cavalli di grande potenza e velocità, però evidentemente qualcosa è successa per cui non è andata a buon fine. E siamo alla pariglia di Stefano Mura, Gianluca Murtas e Massimo Porceddu. Eccoli. Sono sbucati velocissimi anche loro dal portico, sembra che anche loro vogliano tentare un 3 su 3, ma i cavalli non sono sistemati in maniera ordinata come nelle pariglie precedenti, quindi sfortunati questi cavalieri. Vediamo se l'altro cerca di tirarsi su, ma vi è stato a livello di recupero in velocità un balzo prodigioso in avanti del cavallo laterale sinistro che era rimasto molto indietro alla partenza, però poi comunque quando la pariglia è disunita l'esibizione non ha avuto successo, insomma non riesce a riprenderla più.
e aspettiamo Giorgio Sanna, Salvatore Pau e Maurizio Casu. Eccoli qua che escono dalla usciti veloci anche loro. Vediamo che il grigio, al contrario della sfilata, è stato posto sul lato destro, in piedi. Mi sembra un 3 su 3 discreto. La posizione non è del tutto eretta dei cavalieri, bisogna fare i conti con i sobbalzi che loro accusano durante il galoppo dei loro cavalli, però mi sembra che portano avanti il numero, lo eseguono bene fino oltre la curva. Vediamo se ripeteranno il numero di domenica. Laterale destro, laterale sinistro, Antonello. No. Pare veramente molto veloci, bravissimi questi tre cavalieri. Guardate, questi vanno sicuramente ad affrontare la curva e la eseguono quasi tutta. Davide Urgu, Carlo Marras e Luca Figus, velocissimi, velocissimi soprattutto nel saltare in piedi sui loro cavalli. Guardate quanto sono ben allineati questi cavalli, le teste dritte, non si disturbano nel galoppo l'uno con l'altro. Sono ritti anche in piedi i cavalieri. Sì, molto. Un momento di difficoltà c'è stato da parte del cavaliere centrale, però mi sembra veramente un bel 3 su 3, che quindi conferma l'esibizione di domenica scorsa. Alessandro Contini, Matteo Ferrari e Marco Conti. Contini saranno i prossimi. Vediamo ancora la pariglia che è appena transitata sotto il raggio d'azione delle telecamere. Eccoli qua, c'era un motivo per questa attesa, si tratta dei fumogeni, uno acceso, l'altro no. Comunque è una bella esibizione, anche se hanno dovuto spesso piegarsi per dare l'ultima registrata ai cavalli. È il punto nevralgico della corsa. Eccoli qui, i costumi di Teulada sono in piedi, oggi ognuno ha il cavallo proprio in mano, quindi sì, l'inconveniente è stato evitato. Vedevo proprio quello che siamo andati vicini però a un incidente, perché stavano per cascare, purtroppo si è disunita, sì, si è un po' disunita la pariglia, ma alla fine. Però questa volta ognuno aveva il suo cavallo e non c'erano longine in mani, diciamo, che potevano perderle. Ecco, quindi anche qui l'intelligenza dei cavalieri hanno capito dove stava il problema. Diciamo che uno di questi due cavalli ha già fatto la corsa. Sì, sotto la sella di Pietro Serra. Pietro Serra. Antonio Cester, Stefano Garau e Luigi Paratore, velocissimi. Cavaliere destro già in piedi, il sinistro lo segue a ruota, qualche problemino per il centrale, viene aiutato dai suoi compagni, comunque la velocità è veramente notevole, i cavalli sono a centropista, veloci, mi sembrano abbastanza lontani tra loro, mi sembra di poter dire che è stato un notevole 3 su 3. Ora mi sembra di poter dire che sono ordinatamente lanciati a galoppo. Anzi, addirittura quello del cavallo di destra mi sembra un attimino più innovato, ma c'è un'altra pariglia. È partito subito Pietro Puzzu, Egidio Enna e Gian Leonardo Murruzzu, esordiente, con due laterali, una girata centrale veramente di prestigio. Questa è veramente una bella pariglia, i cavalli molto veloci, è una girata completa. Eccolo qui, notate come lo aiutano i compagni a riacquistare la posizione. Ed ecco Giuseppe Frau, Alessandro Crovo e Franco Carboni. Vedere i laterali in piedi, il centrale ci riesce in questo momento, la velocità non è sostenutissima, però mi pare una esibizione discreta, tenendo presente anche che questi cavalieri quest'anno hanno usato tre cavalli, tutti quanti esordienti, hanno avuto parecchi problemi durante le prove. Marco Vidili, Giuseppe Sedda, Gianluca Leggeri. Un laterale con bandiere, quindi un'esibizione che ci riporta indietro negli anni, però a me pare di
grande effetto, il pubblico lo gradisce molto. Vediamo che il cavaliere di sinistra purtroppo ha dovuto rientrare in sella un po' presto, anticipando così la fine dell'esibizione. Intanto vanno le immagini rallentate della briglia precedente, che comunque per un certo percorso è stata molto bella. Ed ecco qui Ignazio Crobo sulla sua Raissa, cavaliere centrale. Purtroppo però, come già accaduto domenica, non sono riusciti questi tre cavalieri a portare a termine l'esibizione. La Mazzone è rimasta attardata, questo era già successo domenica. I cavalli hanno stretto molto sulla destra. Comunque a turno sia uno che l'altro hanno provato l'ebbrezza dell'altezza sulla sella del cavallo. Rivediamo il replay, in effetti il cavallo di sinistra, soprattutto all'altezza dei tamburini, ha costretto gli altri due verso l'esterno della pista. Il cavallo di destra è stato praticamente imbottigliato. Vediamo, speriamo che ce la facciano a prendere il galoppo. La vedo molto molto difficile. Sono comunque partiti. Anche qui c'è stato il cambio di un cavallo avuto in prestito da un'altra pariglia. Due laterali in piedi, centrale anche lui in piedi. Difficoltà del cavaliere centrale in parziale girata. Non è sicuramente una pariglia all'altezza delle altre che abbiamo visto. Paolo Casu Senior, Andrea Brai e Corrado Brena. Io volevo rispondere a Luigi Cozzoli, dice sì, devi tener conto che hai un cavallo cambiato, però a un certo punto se sai che il tuo cavallo alla sartiglia non riesci a farlo andare, non lo porti direttamente. Siamo perfettamente d'accordo, ma questo è stato già detto abbondantemente domenica. Qui praticamente i due cavalieri centrale, laterale e sinistro in piedi, mentre il destro, essendo partito un po' in ritardo, alla fine non ce l'ha fatta e praticamente questa è un'esibizione che incompleta. E quindi non possiamo neanche fare raffronti con la precedente esibizione. Ricordiamoci che era riuscito a saltare fuori dal portico solamente Ignazio Nones. Adesso vediamo purtroppo un tentativo di verticale che non è andato a buon fine. Il cavaliere centrale vorrebbe riprovare, ma a questo punto mi sembra che non ne valga ormai più la pena. È tardi. Quindi pariglia non riuscita per il bravo Tex, era il 27° passaggio. E vedi che anche oggi in effetti hanno qualche problema in partenza, però recuperano. Un bel complesso comunque. Sì, molto bel complesso per quanto riguarda cavalli, bardature, costume, insomma. Ed è un laterale che, seppur cominciato non prestissimo, è bello. Purtroppo il cavaliere a sinistra è scivolato ed è rientrato anzitempo in sella. Eccoli qua che escono. Vediamo cosa ci offriranno, anche perché domenica purtroppo sono dovuti tornare in scuderia questi cavalieri senza nessuna esibizione. 3 su 3 soffertissimo, che purtroppo però si esaurisce. L'idea era buona, i cavalli erano molto veloci e mi sembrava anche ben allineati, purtroppo non è andata a buon fine. Era il 29° passaggio per Sofia Pilloni, Marco Manunza e Federica Trudo. Massimo Casula, Angelo Tedde, Mario Ramini, che dovrebbero offrirci un laterale. Ed eccoli i nostri eroi con questa antica pariglia. Accidenti, sta per scapparci l'incidente. Fortunatamente il cavaliere di destra è riuscito a recuperare. Ho avuto l'impressione che tentassero un laterale girato, a meno che non fosse un errore, ma no, probabilmente è scivolato il piede sulla sella. Non so se avete notato, ma continuano i flash nonostante lo speaker ufficiale continui ad ammonire. Ed ecco qui un altro laterale. Purtroppo il cavaliere centrale su Bonteddu non è riuscito a gestire compiutamente i tre cavalli che hanno sbandato prima vistosamente sulla destra, poi si sono riportati al centro, sono andati sulla sinistra. L'idea era quella sicuramente di far sventolare delle bandiere bianche e azzurre che ricordavano costumi e bardatura. E adesso dovrebbe essere la volta di Pier Giorgio Collu, Ignazio Obino e Stefano Poddighe. Il mitico Spaghetto è al centro di questa pariglia. Vediamo
cosa succederà. L'uscita è stata lenta, due compagni sono in piedi, si solleva anche il centrale Spaghetto, c'è uno... No, non è andata, perché insomma i cavalli sono disuniti. Mi sembra che il tentativo fosse buono, la velocità non sostenuta e poi comunque un'altra pariglia che non è riuscita a effettuare il suo numero. Era la 32esima. Lanzana, ricordo, corre con Angelo Mirì, un noto il gatto che ha preso la stella oggi. Purtroppo già l'uscita non è stata felicissima. Lanzana riacchiappa adesso i due colleghi. Il tentativo è quello di un ponte, però purtroppo non c'è stato niente da fare, il gatto non è riuscito a compiere questa figura, si risolleva adesso, ma questo era un centrale, la figura di un centrale che qualche anno fa riusciva a prendere anche dei premi. Insomma, figuratevi come sono cambiate le cose. Comunque si trattava del 33esimo passaggio, dovremmo farcela, speriamo. Ecco Angelo Bresciani con Paolo Rosas e Guido Bonsignore in un laterale in cui Paolo Rosas è sollevato abbastanza velocemente, vediamo difficoltà per il cavaliere di sinistra e purtroppo è svanita così la possibilità di un bel numero di laterali, perché c'erano dei cavalli a velocità notevole, così purtroppo non è avvenuto. Pazienza, 34esimo passaggio quindi per Angelo Bresciani, Paolo Rosas e Guido Bonsignore, rivediamo il rallenti. Non è andata, abbiamo visto anche, ed ecco qui due cavalieri da soli, evidentemente qualcosa è successa. Marco Fiori, Federico Tatti e Livio Urru. Mi sembra di vedere sia Federico Tatti che Marco Fiori in piedi, dovrebbero essere loro i superstiti di questa pariglia. È un bellissimo passaggio, anche se privo del terzo cavaliere, quindi non sappiamo se e come verrà giudicato. Indubbiamente un bel 2-2. Diego Pinna, Roger Emmi e Giorgio Fiori dovrebbero essere annunciati adesso dai tamburi e dalle trombe di via Mazzini. Ricordiamoci che in via Mazzini trombe e tamburi si distribuiscono lungo tutto il percorso. Eccoli qua. Guardiamo che Roger Emmi è il banditore della Sardegna. Esatto, che quindi passa a cavallo più ore dei suoi compagni sartiglianti. Il tentativo è quello sicuramente di una esibizione di laterali, che a tratti c'è, a tratti non c'è. In questo momento i cavalli non sono molto veloci, quindi l'effetto fisarmonica si sente e rende ancora più difficile ai cavalieri laterali di poter stare in piedi sulle selle. Eccoli qua. Due ex componitori di San Giovanni in questa pariglia. Vediamo che il centrale incita i cavalli perché raggiungano la velocità massima possibile. Due cavalieri laterali in piedi, il centrale non ce la fa indubbiamente a sollevarsi. Può darsi che la giuria possa giudicare questo numero come laterale, quindi potrebbe essere anche giudicato con un certo punteggio. Eccoli qua. Il cavallo di sinistra comunque stringe molto il cavallo centrale. Per fortuna il cavallo centrale è riuscito a tirar fuori la testa. È un bel laterale, tutto sommato. Laterale molto sofferto, comunque sia l'impegno c'è stato e i cavalieri l'hanno portato avanti in maniera più che dignitosa. È stato molto difficile. Ed ecco qui Giancarlo Cadeo, Andrea Zucca e Costantino Santona che si impegnano per cercare l'esibizione del 3-3, però purtroppo il cavaliere di destra è rimasto attardato e quindi l'esibizione è sfumata così. Ricordiamo che Giancarlo Cadeo è stato anche componitore del gremio di Befano. Ma dobbiamo anche ricordare che qui abbiamo sbagliato, perché non era Giancarlo Cadeo, ma era sicuramente Maldotti che lo ha sostituito sul percorso. Dovrebbero essere ora sul percorso Fabrizio Sanna, Antonio Murruzzu, esordiente quest'anno, e Salvatore Enna. Eccoli qui. I cavalli sono discretamente veloci, il numero è quello del 3-3,
e mi pare di poter dire che è eseguito in maniera molto molto bella. Sicuramente, certo. E ricordiamoci che questa è una delle pariglie che è stata classificata quasi praticamente alla fine durante le selezioni. E siamo agli sgoccioli, penultima pariglia di questa edizione 98, Gianluca Russo, Salvatore Cappai, Roberto Ponga, 3 su 3, con girata del cavaliere centrale e addirittura sella in mano. E qui incomincio a pensare che forse questi cavalieri non si sono neanche presentati alle selezioni, perché che abbiano fatto dei passi in avanti così notevoli, insomma. Invece c'è su componitori che chiude. E quindi è mancata la pariglia di Pasquale Forgillo, di Marco Misura e di Vincenzo Contri. Su componitori in questo caso ha la Savipia e Maio in mano, il riverso sulla groppa del cavallo. Benedice la folla, aiutato quindi nell'operazione dai suoi due compagni. Io vi saluto, vi ricordiamo che abbiamo cercato per l'ennesima volta di raccontare le nostre emozioni. Passo la linea a Massimo per il congedo finale.